Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati a un nuovo video. In questo video, ragazzi, parleremo dei candidati, dei tre candidati per la vittoria finale del Pallone d'Oro. Ormai comunque si sa già il podio per la vittoria finale del Pallone d'Oro 2018. E i candidati sono tre: Varane, Mbappé e Modric. Ragazzi, prima vi dico chi vince, secondo me, tra Mbappé, Varane e Modric, e poi vi dico, secondo me, chi doveva esserci in quel podio. Allora, partiamo cioè, col dire che secondo me lo vincerà Modric e lo meriterà Modric. Allora, perché innanzitutto Varane è lì solamente perché è l'unico giocatore, parlo di questa stagione ovviamente, a vincere Mondiale cioè, e Champions League. Però non è che è andato da protagonista Varane sia nel Mondiale che nella Champions League, cioè, quindi non, se vincesse il Pallone d'Oro non se lo meriterebbe proprio per niente. Invece parliamo di Mbappé, forte, tutto quello che volete, però già che nella lista del Pallone d'Oro Under 21, secondo me non è che vincerà sia il Pallone d'Oro Under 21 questo Pallone d'Oro. Mentre per quanto riguarda Modric, secondo me lo vincerà perché è stato più o meno il traghettatore della Croazia, anche se la Croazia comunque è stata più che altro una squadra che è andata in finale anche grazie al lavoro di squadra, al cuore e al sacrificio. È così che la Croazia è andata a giocarsela in finale dei mondiali contro la Francia. Quindi secondo me Modric, mondiale sfiorato e Champions League vinto, secondo me, cioè Champions League vinta, scusate, e Modric secondo me potrà essere il candidato migliore per questo pallone d'oro. Però andiamo ad analizzare chi è che FIFA, UEFA, chi cavolo ha fatto quella lista, ha lasciato fuori. Partiamo da Messi. Messi che alcuni dicono, ma Messi di qua, Messi di là, Messi di là. Cosa ha fatto Messi? Che cosa ha fatto Messi? Giusto la scarpa d'oro, ma cosa ha vinto Messi? Che con l'Argentina ha preso pappine assurde dalla Croazia, dalla Francia. Stava anche per non passare i gironi, li ha passati per una botta di culo proprio assurda. E poi bam bam e bam, tre sberle in faccia dalla Francia, se non di più. E quindi Argentina fuori. E Champions League, tre sberle dalla Roma, pam pam e pam, e il Barcellona fuori ai quarti. Cosa ha vinto Messi? Spiegatemi cosa ha vinto Messi. Nulla. Ragazzi, non ha vinto nulla questa stagione, ma oltre a questo, spiegatemi le prestazioni da trascinatore della propria squadra. Dove? Ma dove? Che nelle partite importanti è stato assente. Contro la Roma, assente proprio al 100%. Proprio al 100%, anche per quanto riguarda il mondiale, ragazzi. Ma dove? Messi ha trascinato l'Argentina, la. È stata una botta di culo e basta, secondo me. Ma secondo tutti, credo. Quindi Messi a parte, che non è che se si chiama Lionel Messi deve vincere il pallone d'oro. No, questa stagione ha fatto schifo al cazzo, quindi il pallone d'oro non lo prende, non lo prende. Poi passiamo a Ronaldo, passiamo a Ronaldo. Allora, Cristiano Ronaldo, secondo me, sicuramente io l'avrei messo parlando da Juventino, però oggettivamente parlando, secondo me, ha vinto la Champions League, d'accordo, però, e sicuramente è stato protagonista in quella Champions League. Nelle partite importanti c'è sempre stato, anche con la nazionale, vedi Portogallo-Spagna. Però ragazzi, il suo Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale contro l'Uruguay. E quindi ragazzi, siccome adesso c'è di mezzo il mondiale e bisogna tener conto specialmente al mondiale che si è giocato in Russia, Ronaldo al mondiale non ha fatto tanto. Sì, certo, lui, parlando di lui singolo, sicuramente ha dato tanto, però
Purtroppo il Portogallo è stato eliminato agli ottavi, quindi niente pallone d'oro per Ronaldo, secondo me. Però ripeto, parlando da Juventino, sicuramente il podio ci dovrebbe stare, però io parlo in questo momento oggettivamente. Poi passiamo a Salah e Griezmann. Ragazzi, ragazzi, perché Salah e Griezmann non ci sono? Salah, Salah, volete sapere Salah? Champions League sfiorato per quella brutta merdaccia di Ramos, per quella merda di Ramos, altrimenti secondo me il Liverpool aveva più probabilità di vincere la Champions League, però meglio non attaccarci a episodi eccetera eccetera, perché non avrebbe senso. Ma in ogni caso sì, mondiale, buonanotte. Champions League sfiorata ha portato una squadra di morti come l'Egitto a lottare per il mondiale. Rendetevi conto, ragazzi. Tanta roba per Salah. Salah si è trascinato l'Egitto e l'ha portato a giocarsi il mondiale. Togli Salah all'Egitto, è una squadra di morti. Una squadra di morti, punto. Poi, per quanto riguarda Griezmann, ragazzi, ha vinto tutto quest'anno. Cosa deve fare di più Griezmann? Deve tagliarsi le vene. Cosa deve fare Griezmann? Ha vinto l'Europa League, ha vinto la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, ha vinto il mondiale. Prestazioni sublimi nelle partite importanti, anche non nelle partite importanti. Cosa deve fare di più Griezmann per vincere questo benedetto pallone d'oro? Spiegatemelo, spiegatemelo. Cosa deve fare di così tanto eclatante? L'ha già fatto, non capisco perché non sia stato inserito. Quindi, ragazzi, veramente grandissimo problema. Ragazzi, il mio video è finito, spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi, ricapitolando, io nel podio avrei messo Modric, Salah e Griezmann. Quindi, commentate qua sotto facendomi sapere la vostra opinione, come sempre. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Lasciate like se non l'avete ancora lasciato. In descrizione trovate il mio profilo Instagram. Seguitemi anche lì, detto questo. Ciao ragazzi!